a una realtà di morte così, dove tutta una città ne sente la mancanza di questa persona. Diverse associazioni sentiranno un po' il vuoto, la sua non più presenza fisica. Come non può essere turbata allora la nostra esistenza di fronte a questo mistero di morte? Il ritorno di un figlio nella casa definitiva che è il paradiso. Ho letto scritto sui giornali stamattina, lui è andato avanti, certo è così, ancor più in questo tempo liturgico dell'Avvento, dove siamo tutti chiamati a rinnovare il nostro cammino verso Cristo, verso l'incontro con Lui, Lui che ci si fa vicino. E l'ora dell'incontro, quello vero, quello definitivo, quello finale, non ci è dato di sapere. Ecco, noi lo vogliamo guardare e pensare così, Giuliano, in questo abbraccio d'amore, di gioia, di festa, mentre lascia noi, certo, sgomenti, di fronte a una morte poi improvvisa, abbastanza improvvisa. Mi si diceva che recentemente comunque era ancora impegnato. Sì, qualche malore, vero. Per l'amicizia, la considerazione e la stima che ci hai dimostrato nei tanti anni in cui ogni volta che c'è stata l'occasione abbiamo avuto modo di collaborare per qualche iniziativa. Ci spiace, e tu ci perdonerai, di non poterlo fare oggi a modo nostro, cosa che tu hai certamente gradito, ma di sicuro non mancherà l'occasione in futuro. Grazie per le tue meticolose ricerche che ci hanno fatto conoscere episodi di guerra che mettevano in luce sentimenti di umanità e solidarietà. Poi c'è il momento di lei, l'esperienza di tutti insieme. Quanti ricordi affiorano nella mia mente. In particolare l'avventura che abbiamo vissuto durante la giornata nazionale degli Alpini. Per alcuni anni siamo stati gli unici due voci del gruppo. Eravamo talmente inseparabili che ci hanno soprannominato Bibi e Bibi. Con il trascorrere degli anni la nostra amicizia si è rafforzata. Ci siamo scambiati spesso opinioni, pareri, ansie, confortandoci per i nostri problemi. Nei momenti di bisogno io sapevo di contare su di te e tu su di me, senza nemmeno parlarci. Hai speso la tua esistenza per il bene degli altri, organizzare e ti occupavi di tutto e poi di mia conoscenza. Eri impareggiabile nell'organizzare eventi e ricorrenze. E sono testimonianza delle recenti due giornate di manifestazioni per celebrare l'ottantesimo anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Saronno. Mi hai lasciato così, improvvisamente, sgomento, incredulo. Hai creato un gran vuoto intorno a me, a Mariolina, a Fabio, ai tuoi nipoti e a tutte le associazioni con cui hai collaborato e che hanno avuto modo di apprezzare le tue doti di bontà, disponibilità, professionalità, serietà, abnegazione e senso del dovere. Non hai mai rifiutato un aiuto, un incarico, un impegno di risolvere e portare a termine, spendendo tutte le tue forze, forse troppo. Mi mancherai, ci mancherai e mancherai la città di Saronno. La troverai con i tuoi genitori e cari garibaldini, compagni d'armi del tuo caro papà, i leggendari artiglieri alpini della leggendaria divisione Garibaldi, ai quali tu hai reso doverosamente gli onori con scritti, ricerche storiche e fotografiche. Mi sono chiesto più volte quali siano stati i motivi che hanno determinato questa tua scelta e ritengo di aver capito. Tu hai compreso e vissuto in te quanto tuo padre ti aveva insegnato e raccontato.